Ciao a tutti amici di Travel & Tech e soprattutto appassionati della stampa 3D. Oggi in questo nuovo video scopriremo insieme la nuova Creality Ender 3 V3 SE. Prima di iniziare a vedere insieme questa fantastica stampante 3D, ci terrei a precisare che questo oggetto mi è stato inviato da Geek Buying, che sarà appunto lo sponsor di questo video. Per chi non lo sapesse, Geek Buying è uno store online e io per primo sono sempre stato un loro affezionato cliente, in quanto non so come, ma riescono ad avere dei prezzi nettamente più bassi della concorrenza. Per visionare il loro store è sufficiente scaricare l'applicazione o navigare nel loro funzionalissimo e completissimo sito internet. Si tratta appunto di uno store online che si occupa della vendita di oggetti di elettronica per la casa, per l'ufficio e in generale oggetti di elettronica di consumo. Lo store di Geek Buying è stato fondato nel 2009 a Shenzhen, che per chi non lo sapesse è la capitale dell'elettronica e si trova in Cina, una vera città del futuro. Ma ovviamente, grazie alla sua forza, negli anni si è espansa in tutto il mondo. Uno dei più grandi punti di forza di Geek Buying è la grande quantità di magazzini presenti sull'intero territorio mondiale. Una caratteristica che agevola notevolmente la spedizione. Infatti, acquistando dalla Cina, molto spesso tramite i competitor di Geek Buying, ciò che dissuade l'acquirente sono i tempi di spedizione. Molto spesso si supera anche il mese. Grazie ai magazzini, appunto, presenti in svariate nazioni nel mondo, è possibile ordinare il prodotto dal magazzino più vicino. Ovviamente questo fattore riduce anche i costi della spedizione in quanto non sarà necessario pagare i dazi doganali, perché un prodotto che arriva direttamente dalla Cina deve sostenere le spese doganali. Un prodotto che parte direttamente dall'Italia o dalla Spagna, che sono i due magazzini più vicini a noi, non avrà bisogno di pagare dazi doganali. Anche questo rende i prezzi di Geek Buying più competitivi, più bassi e il servizio di una qualità nettamente superiore rispetto a tutti gli altri. Geek Buying offre una garanzia di 12 mesi su tutti i loro prodotti da qualsiasi magazzino sia stato inviato. Per i depositi europei, quindi Italia, Spagna e Germania, Geek Buying mette a servizio dei propri clienti la formula Add Local Return, che permette di rinviare la merce al deposito di provenienza per usufruire del reso e della garanzia. E dopo aver fatto le dovute presentazioni tra voi e Geek Buying, apriamo la confezione e scopriamo questa piccola stampante dal grande cuore. Capirete a fine video perché l'ho chiamata così. Procediamo dunque con l'apertura della confezione. E disponiamo sul tavolo tutti i componenti che andranno assemblati. Una delle caratteristiche che contraddistingue le stampanti del brand Creality è la loro assoluta semplicità nell'essere assemblate. Il tempo necessario per assemblare questa Ender 3 V3 SE è realmente di una decina di minuti, non più di quello. Ed è un'operazione così semplice che chiunque, dal più pratico al neofita, può farlo senza alcuna difficoltà. Dopo aver completato il montaggio della stampante, procediamo con l'alimentazione elettrica. A questo punto scegliamo la lingua da noi desiderata e come prima operazione avviamo il livellamento. A
questo punto la stampante in totale autonomia livellerà e regolerà tutti i settaggi del piatto per prepararsi alla prima stampa. Nel frattempo, dal sito Creality scarichiamo lo slicer che utilizzeremo per creare i progetti da inviare alla stampante. Scegliamo la lingua, scegliamo la stampante che andremo ad utilizzare con questo slicer, quindi nel nostro caso la Creality Ender 3 V3 SE, e procediamo anche con il download degli aggiornamenti da fare alla stampante. I metodi per aggiornare la stampante sono due: o tramite lo slicer della Creality, come ora potrete vedere, o tramite lo scaricamento diretto dal sito Creality e l'inserimento di questi aggiornamenti sulla scheda di memoria che va inserita nella stampante. Consiglio di utilizzare il secondo metodo, che trovo più sicuro e più pratico. Una parte degli aggiornamenti, tra cui quella del display, viene fatta inserendo una micro SD lateralmente al display, proprio come state vedendo. L'altra, quella del firmware, viene fatta inserendo una SD card nello slot principale. Adesso che l'abbiamo montata, vediamola meglio. Come potete vedere, qui sul piatto ho sistemato alcune delle stampe che ho realizzato con questa piccola grande stampante. La chiamo piccola perché si tratta dell'ultima uscita di casa Creality come entry level, quindi il modello di ingresso al mondo della stampa 3D per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questo fantastico mondo. Devo dire che questa stampante mi ha letteralmente sbalordito. Integra infatti ad un prezzo assolutamente concorrenziale delle caratteristiche che fino a pochi anni fa erano precluse a pochi e costosissimi modelli. CR Touch con livellamento automatico. Non sarà necessario, come bisognava fare con alcune stampanti fino all'anno scorso, mettere un foglio di carta, far scendere il nozzle, farlo toccare. Infatti, essendo dotata di CR Touch qui sotto, la stampante farà completamente e in autonomia il livellamento del piatto. Dovrete appunto solo avviare il livellamento automatico, confermare e stampare. L'estrusore è di tipo diretto, quindi di ultimissima generazione, denominato Sprite. Come potete vedere, monta due alberi lineari molto robusti e in metallo sull'asse Y. Vorrei dedicare due parole anche per il display. Infatti, nonostante il display sia relativamente economico e si gestisca totalmente e per la sua intera funzionalità da questa rondella, è davvero di eccezionale qualità e a colori completo di tutte le informazioni, e devo dire che nonostante sia la prima volta che utilizzo un display con rotella e click di ok, mi sono trovato dal primo utilizzo benissimo, è molto facile e intuitivo. Questa stampante ha anche una tecnologia di autocaricamento e scaricamento del filamento. Sarà sufficiente entrare nel menu e selezionare estrudi e il filamento automaticamente verrà inserito nell'estrusore. Qualora volessimo sostituire il filamento, rientrando nel menu e cliccando estrai, il filamento verrà automaticamente estratto dalla testa di stampa. Creality dichiara che, tirata fuori dalla confezione, la stampante può essere pronta a funzionare in soli 20 minuti. E come avete visto dall'unboxing e dall'assemblaggio, forse siamo anche sotto i 20 minuti. Può lavorare con PLA, PETG e TPU flessibile. Anche la velocità di questa piccola stampante è stata implementata rispetto ai modelli che l'hanno preceduta, arrivando ad una velocità di circa 250 mm al secondo e un'accelerazione di ben 2500 mm al secondo. Io sono abituato a stampanti di grandi dimensioni e stampanti che occupano tantissimo spazio. Adoro la struttura veramente compatta di questa stampante. Rispetto ai modelli sempre di Creality che l'hanno preceduta, la struttura, pur avendo un piatto di ben 22 cm x 22, è davvero compattissima, quasi non occupa spazio. Ovviamente per farla funzionare al meglio è consigliabile scaricare lo slicing di Creality e realizzare i progetti da mandare in stampa direttamente con quello. Vediamo come funziona. Adesso che il piatto è perfettamente livellato e la stampante e il display sono stati aggiornati, siamo pronti ad iniziare al 100% i primi test di stampa. La prima stampa con cui ho deciso di testare questa stampante è la famosissima Benchy della Barchetta. E guardate che fantastico risultato.
Dopo una stampa così comune e quasi scontata, ho pensato di cercare qualcosa di più dettagliato e meno comune. Ho quindi trovato un soggetto bellissimo sul sito della Creality, un piccolo gufo che, come potete vedere dalle immagini, è venuto super dettagliato e davvero davvero ben fatto. Per decidere quale fosse la terza stampa con cui provare questa stampante, mi sono ricordato che avevo proprio bisogno di un nuovo portapennelli. Ho quindi trovato un portapennelli che mi ha da subito colpito e ho iniziato a realizzarlo con la piccola di casa Creality. Beh, i risultati parlano da soli. Per la quarta stampa ho voluto giocarmi l'all-in. Ho quindi utilizzato un filamento particolare a tre colori e sceso la definizione a 0,1. Guardate che risultato incredibile! Bene, questa video recensione riguardante questa piccola dal cuore grande termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito, qualora il video fosse stato di vostro gradimento, a cliccare like, iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto e cliccare la campanella per non perdere la priorità sull'uscita dei futuri video. Vi invito anche, qualora la recensione la troviate interessante e piacevole, a condividerla con i vostri amici appassionati del mondo 3D e non solo. Ovviamente ringrazio lo sponsor Geekbuying per avermi dato la possibilità di portare qui sul canale questa fantastica stampante di Creality e spero presto di portarvi nuovi contenuti in collaborazione con Geekbuying qui sul canale. Grazie ancora per l'attenzione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!